Non ho cercato di rimanere fedele. Io credo di essere stato molte volte infedele alle mie idee, per fortuna, insomma, e di essere rimasto sempre coerente con me stesso. Non alle mie idee, devo dire. Queste le ho cambiate molto spesso, per fortuna. Che cosa facciamo? Accogliamo la gente che arriva qua e arriva a pezzi e la rimettiamo in sesto, non secondo un modello preordinato per tutti. Noi riconosciamo che ognuno è unico, irripetibile, quindi ogni persona che arriva noi cerchiamo innanzitutto di guardarla. Abbiamo costruito una grande sfera di cristallo magica che consente di vedere che se arriva un contadino arriva un contadino e che se arriva un cavaliere arriva un cavaliere. E poi nelle pene, nello strazio, da lui dichiarato, della sua vita. La gente sta male quando piglia l'eroina, è questo il fatto. Non ci sono drogati felici? Noi non partiamo da questa constatazione, sono loro stessi a dire che stanno male e non ne possono più. Insomma, hanno compiuto un percorso di degradazione di se stessi e della vita sociale che li porta poi alla insofferenza. A chiedere aiuto. A chiedere aiuto, sì. E voi che aiuto gli date? Il nostro è... Innanzitutto gli diamo l'aiuto della nostra presenza, cioè del fatto che noi innanzitutto badiamo a noi stessi e quindi ci godiamo una vita felice, una vita bella, piena di alta energia, di continua attenzione rispetto a noi stessi, e poi degli aiuti tecnici specifici. Cosa vuol dire? Che innanzitutto gli offriamo questa casa, questo luogo, questo spazio, e l'abbiamo voluto bello perché noi riteniamo che il tossicodipendente non vada punito, fustigato, non debba espiare delle colpe, debba essere appunto aiutato. E quindi il luogo dell'aiuto deve essere grazioso. Questo aiuto avviene costruendo una comunità, una rete sociale stretta, calda, vicina, pressante, quotidiana, che riscaldi innanzitutto, e poi con delle regole di sveglia, e poi di colazione tutti insieme, poi dopo di lavoro, e i lavori vengono assegnati giorno per giorno a seconda delle persone, poi il cibo tutti insieme, dei rituali la mattina, cioè delle forme di respirazione molto forte, di ginnastica, di meditazione, come preferisci chiamarla, all'inizio della giornata e alla fine della giornata. Per il resto è lavoro. Quando ci sono dei momenti di collasso, la rete della comunità riscalda, accoglie, avvicina, sostiene. E poi sono Chica, Francesco, i responsabili della comunità, che in particolare si occupano dei casi super marginali. L'AIDS è un problema? Non è un problema, è una cosa che c'è. Noi non riconosciamo l'esistenza dei problemi, noi pensiamo che non ci siano problemi, ci siano situazioni da affrontare e da uscire, quindi mettiamo molta attenzione. Ma spesso chi ha avuto esperienze con l'eroina arriva qui che ha anche l'AIDS, questo volevo chiedere. Non è giusto dire questo, possiamo dire che arrivano qua molte persone sieropositive. Essere sieropositivi non vuol dire essere malati di AIDS, essere sieropositivi vuol dire essere sieropositivi. Alcuni poi possono entrare in una fase di particolare gravità di questa malattia che si chiama LAS, e abbiamo ammalati di questo tipo, e poi solo successivamente sono casi. Abbiamo avuto qualche amico morto. Volevo chiederti una cosa: tutto questo con le tue origini, Trento, l'occupazione alla facoltà di sociologia, la nascita del movimento degli studenti in Italia, in cui tu hai avuto una parte importante, sì, cosa c'entra? C'entra. Che rapporto c'è? È la stessa cosa. Nel 68, per dirlo in due battute, insomma, era il puer contro il senex, per dirlo in modo che tutti possano capire, era la stravolgente voglia di vivere di quella gioventù che in quel momento reclamava il diritto ad avere i capelli lunghi, a vestirsi come diavolo voleva, a muoversi nella strada, nella vita, con degli spazi molto più ampi di quelli soffocanti, un po' ingessati che c'erano prima, e anche una grande voglia di andare incontro a quelli che soffrivano di questa vita, avevano difficoltà a vivere. Insomma, oggi mi occupo della difficoltà a vivere, non vedo grande differenza, e ci metto la stessa passione, la stessa gioventù di una volta, anche se sono poco, sono quasi cinquantenne, ho i peli della barba bianca. Insomma, io ci vedo la stessa passione, una continuità, una rottura anche con l'esistente, perché si fa un gran parlare di lo Stato, fa un gran parlare di lotta alla droga, di recupero dei drogati, ma al di là delle parole, delle conferenze, di qualche miliardo che viene buttato per aria e lasciato lì sospeso, non fa molto. Culturalmente lo Stato è molto indietro, il nostro paese è molto indietro, non ha ancora capito la drammaticità della tossicodipendenza, che è un fenomeno di massa, collettivo, trasversale, che colpisce bambini, giovani, adulti e anche persone non più
anche persone anziane, uomini e donne, poveri e ricchi, emarginati e gente ben inserita socialmente. Culturalmente non abbiamo ancora capito, siamo arrivati a dire stupidaggini, tipo quello la droga sta calando, il fenomeno...